Da quando io sono nato, in casa mia si diceva tu sarai un ingegnere. E poi a un certo punto, a 17 anni, sono entrato a ingegneria. E entravo da quella porta e andavo verso sinistra e c'erano le aule. E poi c'era evidentemente analisi matematica. E c'era statica. E poi qualche volta, capendo meglio la toponomastica del luogo, sono andato un po' più avanti e ho visto che c'era la facoltà d'architettura. Allora, con un atto di seduzione che è durato 6 mesi, ho convinto i miei genitori a spostarmi da ingegneria ad architettura. Ok, ma anche lì andavo ad agio, cioè io mi sono laureato lentamente, abbastanza a fatica, perché non sapevo bene le mie possibili vocazioni. Cosa che ancora sto cercando. Quando mi si dice che cosa fai, io dico la verità, non so dare una risposta. Appena laureato, comunque, ho cominciato a lavorare nelle riviste d'architettura. Ho diretto la rivista Casabella per 5 anni, poi ho diretto la rivista Domus per 5 anni e nel frattempo frequentavo. Poi c'era il momento del 68, frequentavo dei gruppi di contro-design, cioè una specie di pre-ecologismo oppure di anticonsumismo, ante litteram, movimenti che erano molto carichi di pensiero, molto carichi di idealismo, di tendenza utopica. Allora, in parallelo, mi piaceva fare il teorico e mi piaceva scrivere, però mi piaceva anche molto disegnare, mi piaceva molto il cartoon, per esempio. E in questa labirintica attività, comunque, ho cominciato a produrre cose e poi anche ad avere contatti con le industrie e a divenire art director di alcune industrie dove arrivavo in un certo senso non come progettista ma come teorico. Allora ho cominciato ad avere rapporti con l'industria più che come persona che disegna, come persona che dà consigli. E questa è stata una grande esperienza che poi mi ha anche sia l'attività nelle riviste, sia l'attività con certe industrie, mi ha fatto conoscere una enorme quantità di persone di tutti i tipi, sia gli artisti, perché poi sono anche interessato molto alla pittura, sia persone molto importanti con le quali collaborare, sia persone del tutte sconosciute, per cui ho avuto un continuamente e tuttora ho grandissimi rapporti estremamente, cioè voglio dire, mi ritengo anche un po' uno che gli piace farsi plagiare e l'incontrario, per cui la connivenza fra gruppi di persone che crea dei gradi di intensità creativa in certi progetti, in certi momenti della vita, questa cosa mi ha veramente sempre interessato e condizionato, anche se per esempio mi sono sempre rifiutato di insegnare, cioè io non sono mai stato e non sono un professore, perché mi intimidisce
il rapporto continuo di una persona che deve dare ad altri che si aspettano di avere. In un certo senso preferisco parlare a piccoli gruppi in una maniera del tutto informale e non strutturata all'interno di un'istituzione scolastica. E allora continua questa storia in una maniera, in un certo senso, che non finisce mai. Ecco, per cui il mio è un lavoro di ricerca, io lavoro sempre, anche il sabato e la domenica, e cerco sia me stesso sia il rapporto con gli altri. E questo, secondo me, potrebbe in un certo senso essere un messaggio, perché cercare se stessi e riuscire a trovarsi, ma a trovarsi nella maniera giusta, legata al vero, legata alla verità, è un fatto utopico, dove l'utopia è quella spinta che può condurre qualsiasi persona in qualsiasi tipo di direzione, di ricerca che si voglia mettere, a raggiungere un obiettivo legato alla vera problematica umanistica dell'umanità. Ecco, questo volevo dirvi. Grazie.